WhatsApp, si sa, è una delle app di messaggistica più diffuse in tutto il mondo. Oggi vi voglio parlare di come quest'app vi sta fregando. Attenzione, questo non è necessariamente un video contro WhatsApp, anche se vi sta parlando uno a cui fondamentalmente WhatsApp non piace. Io ho installato WhatsApp, adesso mi sembra che sia gratis, ma una volta si doveva pagare una tantum per continuare a utilizzarlo, per cui io sono anche uno di quelli che l'hanno pagato, pensate un po' voi. Che cos'ho contro WhatsApp? Allora, fondamentalmente non mi piace, e questa è una cosa mia, semplicemente a pelle. Non mi piace, preferisco il Messenger di Facebook, preferisco l'app di messaggistica di Instagram, insomma WhatsApp è proprio quella che mi piace meno di tutti, ma ci sono dei motivi che lo rendono veramente, veramente pericoloso se stiamo parlando di fotografia, videomaking e design, cioè gli argomenti di questo canale. A questo proposito vi ricordo che questo è un canale dedicato proprio a questo, io sono un fotografo e videomaker, quindi vi porto di volta in volta la mia esperienza su determinate tematiche connesse a quest'ambito. Oggi parliamo della l'app di messaggistica più diffusa al mondo, perché credo che sia arrivato il momento di fare un po' di informazione su questo, dal momento che mi trovo con diversi e diversi e diversi clienti che mi dicono tutti la stessa cosa. Mi dicono: non mandarmi una mail, mandamelo su WhatsApp. Quante volte vi sarà capitato? Tutti quanti mandiamo cose su WhatsApp. Io mando foto del mio gatto su WhatsApp, mando foto di quello che sto mangiando, mando un sacco di cose su WhatsApp anch'io, anche se non mi piace, vi assicuro, non mi piace per niente, non mi piace come app, non mi piace l'interfaccia, non mi piace niente di quell'app, eppure la uso perché sono costretto, la uso perché è comoda, la uso perché ce l'hanno tutti, la uso perché ti permette di mandare certi file che altrove non puoi mandare. Una cosa, diciamo, buona di WhatsApp è che puoi mandare i PDF, per esempio. Io su WhatsApp posso inviare un PDF, su altre app non posso. Per cui qualcosa di buono ce l'ha pure WhatsApp, sono il primo a riconoscerlo, anche se non mi piace. Non mi piace neanche il colore, quel verde lì non incontra il mio gusto, non c'è niente da fare. Comunque, il discorso qual è? WhatsApp è pericolosissimo, perché ci inganna, ci fa credere di poter mandare qualsiasi cosa. Io mi trovo con clienti che mi dicono: le foto, mandamele su WhatsApp. Il video che mi hai fatto, sì, ma mandamelo pure su WhatsApp. Il PDF con il menu del ristorante, ma mandamelo su WhatsApp, che sono già in copisteria, glielo mando col wifi. Ragazzi, tragedia, orrore, l'orrore, questo è l'orrore. È l'orrore, vi spiego perché. Perché WhatsApp è un'app di messaggistica istantanea, non è un protocollo di trasferimento dati, ok? Quindi è vero che trasferisce dei dati, ma non è fatto per quello. Io WhatsApp lo uso, però quando sento un cliente che mi dice: mandami le cose, mandami i definitivi via WhatsApp, fondamentalmente stiamo buttando via tutto il nostro lavoro. Cioè, abbiamo passato del tempo a fare le foto in un certo modo, abbiamo passato del tempo a mettere le luci, abbiamo speso i nostri soldi per acquistare un equipaggiamento decoroso, se non eccezionale, dipende dai casi, ognuno fa quello che vuole ovviamente. Magari abbiamo speso 100 euro e allora siete più bravi di me, magari ne avete spesi molti di più e allora siamo lì. Però comunque avete investito tanto per realizzare quelle immagini, quel filmato, e poi lo mandiamo su WhatsApp. Come funziona WhatsApp? Fondamentalmente, essendo un'app di messaggistica istantanea, ha un protocollo di trasferimento che prevede la compressione dei file. Nel momento in cui io prendo la mia fotografia scattata con la mia 5D, quello che volete, ho una foto che pesa 30 megabyte. Quando io la mando su WhatsApp, quello che arriva dall'altra parte pesa 1 megabyte. È stata compressa. È stata compressa tantissimo, abbiamo perso tantissime informazioni. Informazioni che uno potrebbe dire sono superflue, io la foto la vedo bene lo stesso, si vede benissimo, pesa pure di meno, quindi è meglio, già compressa, quindi l'archivio più facilmente. E invece no, nel senso che sì, sono più leggere, sono più facili da archiviare, e può anche essere un vantaggio, perché se stiamo mandando delle bozze, delle anteprime, questa può essere un'ottima cosa, perché io mando al mio cliente delle anteprime, il mio cliente in tempo reale mi dice questa sì, questa no. Poi c'è il fatto che c'è il limite di 30, quindi non puoi prendere 100 foto e mandargliele tutte, devi mandargliele a botte di 30, questo è insopportabile. Dovrebbero togliere quel maledetto limite e lasciarmele mandare tutte insieme. Sto parlando di WhatsApp per computer, ovviamente, WhatsApp desktop, quindi io posso usare la scansione di un codice QR sul mio monitor e posso mandare il mio WhatsApp dal telefono anche sul browser. Questo è comodo quando devo mandare delle anteprime, ma non posso pensare di lavorare così. Ovviamente con le debite eccezioni, come sempre, perché se il mio cliente vuole le foto o il video solamente per Instagram, deve solo fare un post su Instagram, gliela potrei anche mandare così, nel senso che non succede niente, non se ne accorge nessuno. Ma se gliela devo mandare così, gliela facevo col cellulare. È quello il fatto. Cioè, io ho fatto fatica
a dargli un'immagine gigantesca, grossa così, 30 megapixel di foto, e poi gliela mando su WhatsApp, viene schiacciata e ridotta tantissimo. Ora ripeto, se la destinazione è Instagram, uno se ne frega, dice ma guarda viene bene lo stesso, le ho pubblicate, vengono bene lo stesso, tanto sono già convertite in sRGB, pesano meno, facili da digerire, anche il video stessa cosa, lo prendi, lo sbatti su, va bene così. Sì, abbiamo perso un pochino di qualità, però diciamo che in quel caso è infinitesimale, quindi posso anche essere d'accordo che non succede niente. Ovviamente c'è una vocina dentro di me, è come se avessi, avete presente quando hai l'angioletto e il diavoletto appollaiato sulle spalle? Ecco, io ho due diavoletti che mi urlano tutte e due, mi pungolano l'orecchia col forcone dicendomi no, non si fa. E non si fa, è sbagliato, è un modo di lavorare sbagliato. Diciamo che in questo caso non se ne accorge nessuno perché tanto vanno su Instagram, ma che cosa succede nel momento in cui il cliente ti dice mandami il PDF via WhatsApp? Disastro, disastro. Siamo sempre lì, se stiamo facendo un lavoro di poco conto, magari il cliente non se ne accorge, però noi abbiamo sbagliato comunque ed è un modo di lavorare sbagliato che poi ci portiamo dietro. È pericolosissima questa cosa. Quando un cliente ci dice mandamelo su WhatsApp, ci sono due risposte possibili e due soltanto. La prima, che è quella che io caldeggio, è due punti aperte virgolette, no virgola, io non lavoro su WhatsApp, punto. Riceverai una mail con il materiale, punto. Cordialità. Chiuse virgolette. Sbam. Bello. Questo è come si dovrebbe rispondere normalmente. Io non lavoro su WhatsApp. Io sono un professionista. Non lavoro in quella maniera lì. So benissimo che non sempre è possibile perché dipende dal rapporto col cliente e ogni tanto abbiamo dei clienti, fidatevi, io ne ho tanti, che ti rispondono io la mail non ce l'ho, se vuoi lavorare con me me li mandi su WhatsApp, se no ciao. Ci sono anche quelli lì. Purtroppo ci sono anche quelli lì e ho in programma di fare un video proprio su questo, sui clienti che è meglio abbandonare, su quelli invece che dobbiamo tenerci stretti. Farò un video su questo argomento perché è difficile capire qual è la linea di demarcazione tra la tipologia di cliente che bisogna tenersi per tutta la vita e la tipologia di cliente che era meglio perdere che trovare. Quindi farò un video con la mia opinione su questa cosa. E a questo proposito, se siete interessati a questo tipo di argomento, io tratto spessissimo temi inerenti al mondo della fotografia, del videomaking e del design, vi invito a questo punto a seguire questo canale attivando anche la campanella, così siete sicuri di non perdervi questo e altri contenuti. Lasciate anche un like a questo video sulla fiducia, anche se non è ancora finito, perché sono sicuro che se l'avete guardato fin qui qualcosa di utile ce l'avrete pur trovato. Passiamo alla seconda risposta possibile, perché trovandomi obiettivamente di fronte a un cliente decoccio che non ne vuole sapere di abbandonare il suo WhatsApp in favore di una Gmail, e vi assicuro che ne ho tanti, ho tantissimi clienti che mi dicono guarda, mi mandi le cose a diavoletto69@libero.it. Io dico ma siamo nel 2023, non hai una Gmail? Cioè, ce l'hanno tutti una Gmail, è obbligatoria per connetterti ai servizi sullo smartphone, devi avere una Gmail, cioè tu hai ancora diavoletto 69. Lasciamo perdere. Cosa gli dici a questi qui? Ovviamente se uno ti dice diavoletto, va bene, puoi mandare un WeTransfer sul suo diavoletto61@libero.it e va bene. Bisognerebbe avere una Gmail, però lasciamo perdere, diciamo che va comunque bene, siamo nei limiti della decenza. Quando abbiamo il cliente che ci dice no, io lavoro solo su WhatsApp, punto, allora attenzione, qui ci deve suonare una campanella d'allarme, perché se noi facciamo quello che ci chiede il cliente ci stiamo mettendo nei casini, nel senso che poi è colpa nostra perché noi abbiamo sbagliato. Poi il cliente si avvale di questa cosa e dice io sono ignorante, io non conosco gli standard di stampa e distribuzione, tu che sei un fotografo, un grafico o quello che sei lì devi sapere, quindi tu mi dovevi dire questa cosa. Se avete un cliente decoccio, la cosa da fare è fare un WeTransfer e mandargli il link via WhatsApp. Questa è la cosa massima che possiamo fare. E se abbiamo il cliente che ci dice no, non mandarmi il link, mandamele direttamente qui, la risposta da dare a quel punto è assolutissimamente no. E il motivo è che se io ti mando una cosa su WhatsApp, questa cosa, che sia una foto, che sia un file audio, che sia un video, che sia un PDF, viene compresso. Questa compressione in certi casi può andare bene, in certi altri casi, soprattutto se è un PDF, soprattutto se va stampato, se ci sono dentro delle immagini, se deve avere una risoluzione di un certo tipo adatta alla stampa, tutte queste cose vengono perse, perché l'algoritmo di trasferimento di WhatsApp non si cura di mantenere la qualità, si cura di garantire la velocità. E per trasferire queste cose che noi gli sbattiamo dentro
ha una velocità tale per cui la messaggistica continui a rimanere istantanea, come infatti è definita, deve schiacciarlo, deve comprimerlo, deve togliere tutte le informazioni che lui reputa superflue. Superflue per il trasferimento, non per la stampa o la pubblicazione. Quindi se abbiamo il PDF dell'album di nozze che dobbiamo consegnare agli sposi, non glielo possiamo mandare su WhatsApp. Se abbiamo il PDF del libro di poesie della nostra cuginetta che ci ha chiesto di impaginarglielo perché lo vuole mandare in stampa con una casa editrice che la fa pagare solo 10.000 euro per le sue 400 copie, non possiamo mandarlo in stampa via WhatsApp. È sbagliato perché perdiamo tantissima qualità. Se è un PDF con dentro solo testo, vabbè, amen, lì ce la si cava anche. Tutt'al più si perde l'inting, si perdono certe caratteristiche, però diciamo che se è solo testo, rimane un PDF, non è la fine del mondo, ma se ci sono delle immagini dentro, perdiamo comunque tante informazioni. Il problema qual è? Io posso anche spiegargliela al cliente questa cosa, però nel momento in cui anche il cliente mi dice sì, va bene, ho capito la problematica, intanto gli viene un naso da Pinocchio perché non ha capito un tubo, ha capito solo gli articoli della frase che gli abbiamo detto, non ha capito niente. In secondo luogo sta bluffando, sta dicendo sì sì va bene lo stesso, perché dentro di sé già sta meditando di dire: se viene bene ho avuto ragione io, se viene male glielo faccio pagare a lui perché è lui che non mi ha avvisato, perché io ci ho provato a fare la, io cliente ho provato a fare la cosa più comoda per me, se il fotografo non mi ha detto niente e viene male io do la colpa a lui. Per cui attenzione, se mandate una cosa via WhatsApp, poi vi prendete la colpa voi, che lo stampatore giustamente dirà: io ho stampato quello che ho ricevuto, cosa vuoi da me? Mi hai detto stampa questo, io ho preso stampato, non l'ha neanche guardato, lo stampatore non guarda neanche cosa gli arriva, lo prende, lo mette in macchina e lo stampa e va fuori così. Per cui la colpa ricade su di noi, quindi attenzione a WhatsApp, non vi fidate, non mandate gli esecutivi su WhatsApp, non mandate le fotografie su WhatsApp, per carità mandatele, ma le mandate se è un vostro amichetto, non le mandate se è un lavoro da consegnare. Se è un lavoro da consegnare, quantomeno mandate un link con un WeTransfer, un link con un file mail, un link con uno Smash, qualsiasi sia il protocollo di trasferimento dati che state usando, usatelo, usate un protocollo di trasferimento dati, un FTP, non usate WhatsApp per mandare i definitivi. Ve lo dico perché sono sommerso di clienti che mi chiedono questa cosa e la risposta è no, non te lo mando, non te lo mando, perché poi è colpa mia. Ad alcuni lo spiego, ad altri mi limito a mandare un link di WeTransfer dentro nella chat di WhatsApp. Se poi fanno storie, oh ragazzi, se sei di coccio e sei ignorante come una capra, io ti tratto come tale, ti dico: guarda, il mio WhatsApp è difettoso, non riesco a inviartele così, mi dice che sono troppo pesanti, devo mandarti per forza un link, scusami, eh. Così lui è tutelato e sono tutelato anch'io, perché a quel punto non potrà dirmi che il definitivo, l'esecutivo non va bene. Va bene perché l'ho mandato con un FTP, quindi avrà perso qualcosina? Sì, perché comunque un trasferimento digitale con lo zip qualcosina perdi, però perdi lo 0,1%, non perdi il 68% del tuo file originale. In quel caso fate veramente molta attenzione, perché poi ovviamente WhatsApp ha fatto il suo lavoro, quindi non è che potete prendervela con WhatsApp, siamo noi che dobbiamo saperlo. WhatsApp comprime, WhatsApp schiaccia tutto, qualunque cosa gli date poi non è più adatta né per essere lavorata né per essere pubblicata. Questo vale anche per le foto, attenzione, perché comunque quando noi esportiamo una foto la esportiamo a una certa qualità e con un certo peso, viene compressa se la pubblichiamo sui social, ma viene compressa già se la mandiamo con WhatsApp, quindi se la mandiamo con WhatsApp e poi viene pubblicata l'abbiamo compressa due volte, e questo ovviamente va a detrimento della qualità finale. Per cui, cosa da tenere a mente? Fate sempre attenzione a cosa mandate su WhatsApp, non mandate gli esecutivi su WhatsApp, ma neanche per scherzo e neanche come bozza, perché poi sapete cosa succede: voi mandate la bozza su WhatsApp, il cliente la apre, dice ok mi piace, voi dite ok allora adesso ti mando l'esecutivo e gli mandate il link di WeTransfer, il cliente è pigro, c'ha già il PDF, l'ha già scaricato, manda in stampa quello, se viene fuori sbagliato poi è colpa vostra. Sì, certo, gli potete dire ti avevo mandato il link subito qui sotto, però insomma, anche che avete ragione voi, comunque abbiamo un cliente con cui poi siete un po' in rotta perché c'è una stampa sbagliata e lui l'ha dovuta pagare lo stesso e non è riuscito a rivalersi su di voi perché avevate ragione. Però è meglio non mettersi in quella situazione, è meglio mandargli subito il link di WeTransfer, così può scaricare solo quello. Poi borbotterà, dirà che palle con sti link, sto fotografo menoso che non mi manda le cose su WhatsApp. Fa niente, sono cavolacci suoi. Noi abbiamo lavorato nel modo giusto. Signori, questo è tutto quello che vi dovevo dire. Ripeto, non è un video contro WhatsApp, ma è un video per usare la testa quando utilizziamo un'app che potenzialmente è molto pericolosa per i nostri file. Basta ricordarselo e non ci saranno incidenti. Con questo è tutto e io vi do appuntamento al prossimo video.